I'm here at the fantastic Nutella Bar in Italy with Dino Bori. Dino, how is the connection between Italy and Nutella? Italy was born in Alba, where the Ferrero company was born, and we are proud to work with the Nutella brand because, you know, the origins are so important and the roots too. And when we opened in 2010 this store, we were already thinking to do something with the Ferrero family. And at the end, after 4 years, we opened this amazing Nutella bar. I love our croissant with Nutella because our croissant is made with extra virgin olive oil and is super light. And you know, filled with the Nutella is perfect and light. I'm here at Italy at the wonderful Nutella Bar with my dear friend Gigi Padovani, who's written Nutella Mondo, about 50 years of Nutella history. Benvenuto a New York. Nice to meet you. La Nutella è per me l'Italia. E quindi dimmi un po', dove è nato e quando? In Piemonte, nel 1964. Prima si chiamava in un altro modo. Michele Ferrero, che è un genio della pasticceria, dell'industria, ha cambiato il nome, si chiamava Super Crema, ma era come l'anatroccolo brutto che deve diventare un cigno. Diventa un cigno grazie a questo Hazelnut, Nuss in tedesco, e quindi ha successo in tutta Europa. Io da bambino la mettevo sulla focaccia salata con un bicchiere di latte, freddo. Prima colazione, ma anche merenda molto, merenda, quindi snack del pomeriggio quando arrivi da scuola, quando giochi, eccetera. E poi mia moglie Clara, che ha scritto con me tanti libri anche di cioccolato, ha delle ricette stupende, fa delle crostate, dei muffin, dei biscotti anche con base Nutella che sono straordinari. Le crepe in Francia e anche adesso a Italy, New York e Chicago, dove sono stato, c'è questa nuova abitudine di consumo ed è sicuramente un nuovo modo di mangiarla. Tenete conto, in Francia con la chandeleur per esempio c'è un grande successo e persino nei paesi arabi durante il Ramadan consumano alla sera Nutella. Io scrivo nel libro che è tutta colpa di Napoleone. Nel 1806 impedisce che arrivi il cacao dalle navi dopo nella guerra con gli inglesi. Mancava quindi il cacao in Europa, in Italia. Torino, in Piemonte, era la capitale del cioccolato di tutta l'Europa e allora i bravi maestri artigiani, cioccolatieri, piemontesi, torinesi inventano questo matrimonio, hazelnut and cacao, e quindi nasce il gianduiotto. Poi diventa Nutella perché è spalmabile. Ma il primo che ha avuto l'idea di fare spread è stato Ferrero con Nutella. Quale capitolo ti piace di più nel tuo libro? I personaggi famosi che parlano di Nutella, che raccontano molti personaggi italiani, da Fiorello, ma persino il nostro presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che l'ha usata nella sua campagna elettorale, lo spot Nutella per dire vedete come si deve comunicare. Le prime Nutella party li ha fatti il partito di Berlusconi, quindi è trasversale, no? Bipartisan totalmente, e quindi queste piccole storie. E poi c'è un'intervista a Giovanni Ferrero, il presidente, il CEO mondiale, che racconta e dice Nutella è il driver di crescita di Ferrero, dell'azienda, e raddoppia il suo fatturato nei prossimi 10 anni. America loves Nutella. Thank you, Italy. Thank you, Ferrero. Thank you, Gigi Padovani. Thank you, Italy, for bringing this wonderful Nutella. And even thank you, Napoleon, for causing it all.